Le attività di R&D degli ultimi anni ci hanno consentito di sviluppare un cavo superconduttore che, partendo da billette di grande diametro, oltre 50 mm per lunghezze di oltre 10 metri, possono essere deformate fino a sezioni finali di 1 mm². Questi cavi multimateriali vengono sviluppati all'interno del processo dalla sintesi delle polveri fino all'ultimo stadio di lavorazione e quindi anche a processi aggiuntivi quali stabilizzazione in rame, testing, isolamento dei cavi superconduttivi stessi. La difficoltà nel processo produttivo risiede nel dover lavorare una struttura multimateriale attraverso tutte le sue fasi, mantenendo l'omogeneità di tutte le sue componenti e l'organizzazione interna dei fili superconduttivi, senza perderne mai la geometria. L'impianto, il controllo di processo e la strumentazione sono in grado di mantenere gli elevati standard qualitativi richiesti dai clienti.